E buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti in un'altra serata, una serata voluta, desiderata, che tutti noi volevamo, voi volevate, voi la cercavate, voi la chiedavate e noi siamo qua. Questa sera, in questo venerdì che mi costringe ancora fermo qui immobile, non potendomi muovere più di tanto, ma è il cuore che si muove, la passione, questo motore che non si ferma mai. E allora ragazzi, passiamo subito a salutare la chat, anche perché abbiamo tutti gli ospiti lì che ci aspettano, eh? Quindi vedo che siete già numerosi, mi fa piacere, quindi velocemente saluto la chat, tutta la chat. Vediamo un po' se mi scordo qualcuno, madonna, siete 2 miliardi, diciamo. Come si fa? Si finisce domattina, li saluto a tutti. Allora ragazzi, facciamo una cosa, Dunque, consideratevi, diciamo, tutti salutati, ecco, facciamo così, perché almeno stasera insomma abbiamo ospiti, io se finché sono da solo posso far durare i saluti anche un'ora, però quando sono degli ospiti mi dispiace fargli fare anticamera, e siccome stasera la serata è pregna, ma veramente pregna, quindi saluto tutti Fabrix, Alexio, Roby Manu, Gaetano De Filippis, Andrea Di Gaddo, Michele Piccolo, Giovanni Fiorella, Super Frog, Edoardo Rubino, Marco Paolini, chi c'è anche, Corrado Tal, Riccardo Bella, chi c'è, un mucchio di gente, poi vi parlate, Capitan Sparrow, Bonisoli, Dario 77, ragazzi è un casino, Cosa, Tube, Johnny Bad, Speed VC10, insomma ragazzi siete un quintale di persone, diciamo. Qui e ora sta tutti dietro, è un casino, comunque consideratevi tutti. Buonasera viaggiatore in Giappone, benvenuto, è un piacere averti qua, mi lasci senza parole,
Che dire? Grazie. Ma vabbè, qui mi sembrava ovvio e doveroso, ma cioè, io cifre così, ragazzi, non le vedo nemmeno sul mio conto in banca. E Maurizio lo sa. Quindi grazie. Grazie di questa super chat. Allora, fuori sync, approva. Va bene. Allora, ragazzi, dunque, diciamo... Sì, è il the best donation in the world. Ragazzi, allora, siamo pronti per la sigla. Pronti per la sigla. Grazie, viaggiatore in Giappone. Mamato fuori sigla, c'è il 5. Allora, ragazzi, mettiamo sigla, scrivete sigla. Sigla, scrivete sigla. Si parte, ragazzi, c'è del po' da fa. Si parte, sigla, sì. Scrivete sigla in chat. Scrivetelo un quintale di volte, forza! Vomitate la parola sigla. Guarda come sono gonfiato, ragazzi, questi cortisoni ho fatto a base di prosciutto e formaggio mi hanno ridotto proprio male. Vabbè, sigla. Famicom sigla, bravi! Siete entrati nella serata. Famicom sigla, allora, ragazzi. Regia, sei pronta? La lanci te o la lancio io? Fammi un cenno con la testa, la lancio io. E allora, ragazzi, che dire? Sigla. E allora non indugiamo oltre, come vedete alle mie spalle si capisce già chi può essere una persona presente questa sera, ma andiamo in ordine. Il protagonista della serata, questa sera diciamo il versus, colui che io dico sempre che è il mio amico di vita, colui per la quale darei tutto tranne famicloni, eccolo qua, con noi abbiamo... Maurizio Pistelli. E ti ringrazio per l'introduzione perché è stata bella, l'ho apprezzata moltissimo questa cosa che non mi dai famicloni, è una bella precisazione, grazie. Buonasera a tutti. Perfetto. Allora, poi, diciamo come mio scudiero, perché ovviamente è grazie a lui e questo personaggio con questa tuta verde e bianca che praticamente si dà da fare, è solo grazie a lui se io questa passione l'ho coltivata, quindi lo ringrazierò per tutta la vita. Abbiamo con noi Dottor Game. Proprio lui! Salve a tutti, ragazzi! Ciao! Allora, io ho da fare essenzialmente... Aspetta. No, perché c'è qualcuno che smanacca. Okay. Io ho da fare una richiesta, anzi un'invocazione e una domanda. Così, tanto per partire. La richiesta è, vorrei invitare il caro viaggiatore in Giappone a presenziare anche alle mie live, che sono il mercoledì sera, non sia mai che magari gli scappi quel centello così che gli avanza, però vabbè, grazie comunque. E poi vorrei farti una domanda, ma scusa, ma perché nella tua sigla, quando si vede il Commodore 64 e ci sono i tasti che si premono, viene scritto con i tasti poca figa? Ci hai mai fatto caso? No. Poche fiche.
Come mai? No, arriva la come mai? Chissà, forse è qualcosa che ci dice, insomma, il mood di queste live. No, la figa no, quella no. Allora, abbiamo detto buonasera. Comunque buonasera. È un piacere avermi qui. E poi abbiamo... Guarda, quella cosa ti ha detto Piaggiatore. Cosa? Guarda. Grande, grandissimo, ti aspetto. No, vabbè, parte gli scherzi, comunque. Allora. Introduciamo, se no poverino ragazzi, lui è la persona. Ma non serve, caro Luca, io direi che possiamo concludere qui e parlare fra di noi, perché devi rovinare? Mamma mia, una così bella live fino adesso. Mannaggia. Per dire così anche simpaticamente all'amico Dottor Game. Mamma mia, siamo partita così bene. Stai zitto che sto parlando io, quindi Paolo, una persona importante. Paolo, praticamente sarà il mediatore o sei da quale parte ti allora, schieri? Come, almeno come vedo io impostata l'inquadratura, le squadre sono formate giuste. Io e Mauri contro il resto del mondo. Quindi, io non sono moderatore, io sono del PAF, Partito Antifamiclone, insieme al qui presente Maurizio. Diciamolo. Quindi assolutamente questa sera sarà battaglia, come Braveheart. Quindi stasera abbiamo capito che parleremo di famicloni. Innanzitutto che tu ne parlerai, io non ne parlerò. Ecco, proprio... No, vabbè, ma voi... Vabbè, cioè, Maurizio, la nostra posizione... Arriverà il momento di gloria. Ma tanto è una politica di un tempo, capito? È una battaglia per noi vinta in partenza, dai, basta ragazzi, basta, deponete le armi. Parole grosse. Allora, la mia voce dicono che è più bassa rispetto alle altre. L'ho detto anch'io prima, ma è... Vabbè, comunque, lo so. La regia della regia della regia della regia? Vabbè. C'è. Allora, dunque, Claudio, tu che sei il massimo esperto, no? In tutto questo, quindi sei il massimo esperto. Ci vuoi un attimino, ti metto qua, ecco, ci vuoi introdurre che cos'è un famiclone? È uno stile di vita, è qualcosa che ci forgia, è qualcosa che ci dà la felicità del sorriso alla mattina, qualcosa che ci... Maurizio buono, zitto. Maurizio, fallo parlare. Allora, dai, spiega cos'è, perché è nato, come... Vai, veloce. I famicloni essenzialmente nascono come cloni principalmente del Nintendo 8-bit, del NES, poi anche di altre console con l'andare del tempo, creati da aziende così un pochino borderline durante gli anni in cui in alcune zone del mondo il Nintendo, il NES 8-bit, non veniva distribuito ufficialmente. E andavano appunto a sopperire a questa mancanza, ad esempio nelle zone dell'est Europa, nella Russia, in Cina, e sono state delle zone che ovviamente, non essendo coperte da Nintendo in maniera ufficiale, hanno avuto questa distribuzione ufficiosa di cloni creati sulla base di SOC messi su, insomma, così un po' alla bella e meglio, facendo reverse engineering a partire dal NES. Ovviamente, essendo prodotti non ufficiali, sono venuti fuori una marea di tutte le forme, dimensioni, colori, tipi, eccetera, ma tutti hanno avuto, almeno principalmente, la stessa caratteristica, cioè eseguivano giochi del NES. Poi sono venuti fuori quelli del Mega Drive, che facevano tutti i vari giochi, così, le cartuccine Mega Drive, un po'... vediamo, aspetta, ti faccio vedere... Queste, per esempio, Super Mario 2 per Mega Drive, Super Mario World per Mega Drive, insomma, cartuccine così un po' borderline, erano dei bootleg fatti malissimo. E, però sì, principalmente si tratta di cloni del Famicom, e da qui il nome Famiclones, cioè Famicom Clones, e quindi poi l'italiano Famicom. Ecco, questo che mi stupisce, no? Che più che altro ci interessa sapere, è possibile che Nintendo... che sia una casa molto attenta, cioè mi hanno subito bruciato un Super Mario per 64, ritiratelo perché avete fatto che... però questi famicloni
non gli dicono niente. No, purtroppo in alcune zone dove esistono i Famiclones, dove vanno per la maggiore, dove sono stati distribuiti in maniera più importante, Nintendo non ha nessuna voce in capitolo, perché le legislazioni di quegli stati non permettono a Nintendo di fare praticamente nulla. Ad esempio la Russia, dove sono stati, dove è stato proprio terreno fertile l'Est Europa e la Russia, soprattutto per una branca di Famicloni molto famosa, che poi più o meno tutti conoscono, ovviamente i Dendy, tutte le varie versioni del Dendy, e chi più ne ha più ne metta. Qui da noi... Dendy nel... te lo prendi, esatto. Praticamente. Esatto, esatto. Qui da noi, pur essendoci stata una distribuzione ufficiale da parte di Nintendo, li abbiamo avuti un po' come... come dire, come prodotti così del sottobosco, delle cose poco lecite, no? Che giravano, esatto, che continuavano e che continuano a girare ancora adesso. Cose poco lecite, perché all'epoca, anche qui in Italia, la legislazione riguardo il software, quello che si poteva fare per le copie del software, non era chiarissima. L'abbiamo visto con i giochi Amiga, Commodore 64 e tutto il resto, che venivano distribuiti legalmente anche in edicola o nei negozi, ma alla fine erano, certo, delle copie. Certo. E lo abbiamo percepito anche proprio sul mondo console, tramite questi prodotti qua. Che poi, ovviamente, con Nintendo che ha preso piede, le leggi sono cambiate e tutto il resto, insomma, poi sono andati un po' a morire. Però si trovano ancora adesso. Si trovano, Nintendo non ha alcun modo di intervenire sull'hardware, perché l'hardware non è una copia del... non c'è niente di copiato uno a uno dal NES, ma sono ormai dei SoC che riproducono il comportamento all'interno di un chip di tutta la console, ma senza utilizzarne effettivamente niente. Quindi non è possibile che la Nintendo possa dire niente riguardo questi prodotti, l'hardware, quantomeno. Il software adesso... i Famiclone moderni fanno girare prodotti, software, giochi che scimmiottano un po' quelli originali, ma che non lo sono, perché sono completamente riprogrammati da alcune aziende cinesi, e quando i giochi sono effettivamente quelli originali di una volta, li trovi sempre con certe modifiche, o magari gli viene tolto il titolo, o magari vengono cambiati gli sprite, le musiche, tutto il resto, tanto proprio per evitare di... essere sgamabili, ecco. Però effettivamente, se Nintendo volesse, ecco, potrebbe comunque fargli un bucio. Quindi, per dire, una... ah, aspetta, qui mi dicono che Viaggiatore in Giappone ha un'altra chat. Grazie, mamma mia, che brutta gente, accompagnata da un messaggio brutto. E diseducativo viaggiatore, stai buono, tieni, spalmale per le prossime live un po' alla volta, grazie comunque. Allora, anch'io faccio le live, non vale, esatto. Vabbè ragazzi, allora un attimo, fermi. Allora, quindi fammi capire, Claudio, un gioco come questo io lo potrei produrre? Ma questo qua è ufficiale Nintendo, non è possibile. Guarda che adesso Nintendo viene a bussarti alla porta, attenzione, questo qui è quindi Super Mauri Bros. È uscito per Switch, lo conosco, guarda che io è famoso. Spero che la Nintendo venga a bussare alla porta e dopo che lui l'ha aperto lo picchino. Esatto, è quello che succederà. È inguardabile, su, ho fatto la cravatta, no? Ho messo la cravatta al matrimonio e basta, in vita mia. Però è stupenda, Mauri, dai. Ci devo fare, invece del funghetto, come si chiama quella Geggio lì? Koopa. Non mi ricordo come si chiama. C'è un Goomba. No, non è Koopa, fare... il Goomba. Goomba, devo farci, Goomba, devo farci me. Però visto ci ho messo i dollari per niente, anziché... invece non era meglio un... no, invece io che faccio il Marin di Doom, allora. Non era meglio che farmi come Mario? Vabbè, comunque, ragazzi, ho 150 spettatori. Pensa, non ragazzi. Succedeva dall'ultima nostra live insieme. Dall'ultima live, è vero. Beh, fa piacere. Allora, io andrei un attimino a sentire, prima di sentire Maurizio, invece vorrei sentire Maolo. Cosa ne pensa di questo mondo? Guarda, veramente, i Famicloni, guarda, io sono... Tutte le estati vengo torturato brutalmente da Dottor Game per fare un qualche tipo di puntata del... Thank You for Play, addio, che cos'è quella roba? Quella l'ho vista anche io, non l'ho ancora comprata. Questo credo che sia stato... che sia uguale a tutte le altre. Che sia stato l'ultimo che abbiamo fatto l'altra estate, tra l'altro. Perché... sì. Che però aveva un pregio, ce l'aveva, aveva l'adattatore scarta HDMI. L'ultimo che abbiamo fatto è stato quello con i CD finti. Ah, è vero, quello con i CD fake. quello, ragazzi,
è un capolavoro. Io quello lo devo trovare. Quello Andrea Di Gaddo, grazie Andrea Di Gaddo, ma grazie della super chat. quello è stato devastante, veramente. Ma è Comunque, salutiamo la donzella. Ci abbiamo anche Chicca Carrara qui. addirittura Ovviamente, incredibile. inquadrando te, non potevo, la Chicca deve comparire, Così no? Quindi, all'improvviso una Chicca, chicca. buonasera. Chicca, buonasera, Chicca, benvenuta. La gioca te, che poi ti rinviterò anche una sera qui, eh? Quindi sarai nuovamente ospite. Quindi, fammi cloni per te, sì o No, no? c'è un bel messaggio di Chicca, scusate, un bel messaggio di Chicca per Mauro. No, non ho Ecco. letto. No, io non li Ecco, vendo in negozio, io non ho nessun tipo di famiclone, assolutamente non li voglio avere, non li tocco. Precisiamo. Non lo toccherei neanche col tuo, come si diceva una volta. Però... Grazie, troppo gentili, ciao a tutti, meravigliosi esseri Grazie, umani. prego, scusi, tornerò. Comunque, beh, come dicevo prima, i famicloni venivano venduti come l'immondizia che sono, quindi li tocchi e prendi delle malattie sconosciute all'ombrella. No, ma veramente delle robe vergognose, ma delle cose che... cioè, sono truffe su truffe su truffe su truffe, sono delle cose... No, ma Come no, no? Ma perché? sono... Ah, boo, boo. Senti, per favore, tu Ora che hai poi con calma ve pazienza. lo spiego perché ha detto questa cosa lì, perché è giustissima, voi non l'avete Esatto, capito. Maurizio, che Boo, avrete notizie dal mio miscredenti. legale, che è Maurizio, tra l'altro. Esatto. È Avete il notizie mio dal miglior mio che è avvocato. Mauro. Comunque, veramente una roba. E però ho scoperto, però mi sono fatto una cultura perché bisogna conoscere il proprio nemico. Grazie a te, Luke, e a Dottor Game, mi fate scoprire queste cose che dovrebbero essere vietate. Credo che vengano usate come torture a Guantanamo. Suppongo che siano una Guarda delle... che bello, guarda che bello DuckTales, guarda che bello. DuckTales, però dentro c'è la versione dell'Amiga 500. È questa la cosa. DuckTales, E questo è chiaramente Paperino, Il da il Capitan mercoledì che mi Sparrow sanguinano sarà gli occhi, contento. dottore. Da mercoledì che ho sangue che Allora, cala e come quindi, lacrime. avendo sentito anche la versione. Quindi, concludendo, Mauro, cosa ti piace? No. Abbasso i famicloni e viva il puff. Grande, grande messaggio chiaro. Maurizio, ora la controparte. Mamma mia, Quindi, i buonasera Maurizio. famiclone Io ormai. eri, era, era giustamente la tua presenza stasera non poteva Non non poteva. esserci. Io avrei detto non Non poteva, potevo, appunto. punto, basta. No. Allora, Diciamo, di cosa ne pensi, proprio liberati, la mia apri il opinione cuore. è già chiara praticamente a chiunque ti segua o segua qualsiasi chat di qualsiasi social network del mondo, perché non ho mai nascosto il mio odio nei confronti dei famicloni. Ma perché non ho mai spiegato? Perché mamma mia, 150 in uno, cioè, vi rendete conto che è falsa anche l'etichetta, cioè, questi prodotti, No, ma è futuristica, la vedi che è sì, è futuristica? futuristica, C'è la è lista una truffa dietro, guarda. vecchia come il mondo, anche se la targhetta è futuristica. Cioè, il brutto dei famicloni, non solo il fatto che scopiazzino o addirittura a suo tempo, ora meno, copino i giochi di un'altra console, di un altro produttore che ne ha i diritti, ma sono pirateria dall'apertura della linguetta della scatola fino all'accensione della console. È falsa la scatola, è falsa la plastica, sono falsi i joypad, hanno copiato il design di altre console che non erano loro. Cioè, trasudano pirateria allo stato puro. Ce la siamo presa per anni a chi craccava, a chi faceva uscire la cartuccia PlayStation, ti giuro. Vade retro, vade No, retro! mi sono ricresciuti i capelli Mamma per mia, ricadermi un'altra guarda, volta mercoledì. no, guarda, scusate ragazzi, fermi. Io vorrei far vedere questa preziosa reliquia. Qui siamo di fronte Preziosa alla. cosa? È una preziosa reliquia. Questa è più rara della Sacra E Sindone. ci sarà il suo bel motivo, tra Ai ai ai, e poi tra l'altro c'è anche Donnine. Ma comunque, Vabbè, ma adesso, per sfatare il mito, tra l'altro detto sempre da Dottor Game, ci sono Allora delle io, scusate, signorine nel in frattempo ho chat, quindi lanciato, salutiamo sì, tutte le signorine in chat. in chat ho lanciato un sondaggio. Vi piacciono o no i famicloni? Sì. Rispondete. Rispondete nel sondaggio e vediamo cosa chi vince. Nel frattempo, via, quindi via al televoto. Sì, Prego, chi è che televoto. voleva la parola? Sappiate che Chi voleva la comunque parola? vada il televoto, noi del Sarà un PAF abbiamo successo. intenzione di far cambiare idea a tutti, con le buone o con le cattive.
le cattive consisteranno nell'assistere con gli occhi aperti alla distruzione di vari famiglioni. Esatto. Useremo la cura Ludovico per queste persone, casomai qualcuno non conoscesse Arancia Meccanica, perché è una brutta persona. Pirateria a tutti i livelli con questi infami clone. Proprio la scatola è già più pirata della console. Certo? Esatto. La plastica utilizzata è vergognosa. Cioè. Che cose brutte. Allora, io quindi ora vorrei iniziare, perché ora iniziamo con la ciccia, no? Quindi io vorrei un attimo iniziare con la ciccia mostrando una cosa. Quindi noi iniziamo la serata con questa stupenda immagine qui. Quindi. Quindi, questo è l'inizio della serata, che proprio da è un originale, vedete, Pistelli, c'è scritto originale. Seal of Quality. Esatto. Io voglio sapere chi le produce, lo troverò poi chi è che fa queste immagini. Ci troverò un attimino. Non c'ho avuto neanche coraggio di fare 5.000 in uno. Di metallo innocenti, cioè, ci devo parlare. 4.990, neanche il coraggio di fare 5.000, attenzione. Indagheremo. No, ma il 5.000 è proibito dalla legge, no, capito? Fino a 4.990. L'ho suggerito io questo 4.900, che è proprio perfetto, no? Sì. Comunque, noi sappiamo. Questo, commenterei così. Bomba! Questa cosa così agghiacciante, signori miei, a vederla da lontano, proprio ravvicinata. Allora io direi di partire subito, quindi ci vuole adesso un momento in cui veramente iniziamo a fare le cose sul serio. Vai. Con schifo malcelato. Sul serio, quindi partiamo. Maurizio, vuoi che parta? Dobbiamo vedere due console questa sera. Vedi, mi solo ringraziare che la diretta l'abbiamo fatta da ognuno a casa sua, e che te stasera per me non facevi vedere niente stasera. Allora, io partirei a far vedere la GS5. Quindi, la Game Station 5, va bene, che è una stupenda console che riprende le fattezze della PS5, ovviamente, no? Sì. La cosa bella è che funziona meglio della PS5. Ma è poi bello perché se vediamo il packaging, c'è il font della prima PlayStation preso a caso, Game Station 5. Poi vediamo le varie immagini laterali, cioè c'è anche un logo, eccolo qua, il logo di GS storto. Sì, ma poi il bello che c'è scritto qui di lato, non si sa se include. O include, non lo so, quindi console è sbagliato, quindi abbiamo... in inglese è sbagliato in italiano abbiamo il... ma lo vediamo più da vicino in questo uno caso. Sguardo ravvicinato alla console. Scusa allora, Luca, allora. Ma hai intenzione di aprirla? Certo, allora, Diana, vuole... allora, include allora che succede? La basket... per quanto mi riguarda la puoi aprire. Vabbè, allora, che imbecille. Allora, però è ganza sta cosa. Allora, ganza, è pericoloso quello che hai tu, non divertente. Abbiamo la base preziosa, i due joypad, l'alimentatore che tanti non ti danno. È vero, lei ce l'ha. È vero. Ho risentito in te l'artigiano in questo momento, lo sai? Cari signore, cari amici ascoltatori. Esatto. E poi un prezioso cavo. Ovviamente HDMI, bellissimo. HDMI. Allora, andiamo ad aprire. HDMI. Piano, potrebbe anche esplodere, lo sappiamo. Dai, tutti con le mascherine. Madonna. Allora, stai aprendo questa roba. Da dove viene? Da Wuhan? Sì, e difatti c'è un Peggy. Sì, c'è un Pro, non un Peggy. Peggy è finto, c'è scritto Peggy. Comunque secondo me hanno sbagliato, non allora, era include, era include, che è quello che ti capita sì, quando esatto, apri. Quello allora, che ti guarda, fa quando hai comprato questa roba. Guarda, io a parte era un'offerta, l'ho pagata veramente, è stata pure in offerta. €9,99. Posso dirlo, l'unica cosa legale di questa scatola è il codice a barre. Non sappiamo. Sei realmente allora, così. Vediamo un po', vediamo. Io vado. Poi guarda, in stile versione di cassetta della frutta, delle carote. Quindi, allora abbiamo
Mamma, c'erano delle fragole. Che bello. Questa è la console. E beh, non pensavo fosse il joypad comunque, voglio dire. Abbiamo un prezioso, come il dottor Game insegna, è raro trovare un foglio di istruzioni. Sei rovesciato, eh? Qui c'è... Con Game è vero, Station... sei rovesciato. No, no, devi capovolgerlo tu a mano, capovolgi il foglio. Developa il... Eccoli, così, perfetto. Tanto questo da qualsiasi lato tu lo guardi è inutile lo stesso. Quindi... Sempre sbagliato. Allora, allora, qui abbiamo, guardate il Game Station col fonte della PS3, di Spider-Man. Guardate tutto il catalogo completo di queste cose. E come il buon dottor Game insegna, è difficile avere un foglio di istruzioni che poi... È un foglio, cioè un pezzo di carta igienica, dai, diciamolo pure. Io non mi ci pulirei niente, però... Ha più strati la carta. Guardate, questa è la base, sì. Questa è la base della console che noi andiamo ad applicare immediatamente per non perderci nessun tipo di... Esperienza d'uso. Senza la base. E questa è la console, ragazzi. Allora, abbiamo... La presa, eccola qua, addirittura c'è un micro SD coperto, perché qui ci era prevista. No, perché questo di qui nasce come case per il Raspberry, quindi ci hanno tappato tutte le prese che uscivano del Raspberry. Voilà, la presa anche esatto. Questo se tu le buchi e ci fili un Raspberry è perfetto. Pensa, per sicurezza. Avuti Blue Out che poi vai a mettere il bel connettore, non lo mettiamo perché poi la collegheremo. Certo, quindi noi già infiliamo questo qua, perfetto. Attenzione, due prese, solo audio video mono. Per sicurezza. E davanti, eccolo qua, davanti abbiamo... i pad USB stanno avanti. Che tecnologia. Il reset e il power, che poi il bello di questa console, ci tengo a dire che quando voi la posizionate in un posto su una scrivania e voi ogni volta che premete quella si allontana, quindi suggerisco a chiunque di mettere un biadesivo qui sotto, che è forse la cosa migliore. Un USB, vedi, dicono Oblivion Goma, un USB 5.0. Sì. Io consiglio comunque di non comprarla per sicurezza, poi fate voi. Secondo me se attacchi il biadesivo a quella plastica e poi l'attacchi sulla scrivania ti fa come l'acido di Alien, ti fonde la scrivania nel pavimento e scende nei piani interiori. Non abbiamo visto i pad che sono una roba esagerata, con i trigger non presenti qui. Vabbè, ovvio. Che cosa dice? È bello, guardate come sono alti i tasti select e start. Che sono importanti. Cioè, praticamente sembra che tu sono fatti apposta, che magari tu utilizzandoli spesso tu li puoi consumare. Questi saranno eterni. Ti si distruggeranno le dita, si scioglieranno insieme mai. Il resto, però. E guardate l'alimentatore giapponese. Te l'hanno dato l'adattatore? Spero che sia 110, così mettiamo la 220 ed esplode. No, l'adattatore non c'è, ma noi finiamo subito questo scempio di plastica radioattiva cinese. Mi sono già premunito. Vabbè, ma attaccalo al computer, l'USB funziona lo stesso. Sì, io lo so, certo, tanto credo che gli bastino. Sì, io la voglio. 9 volte. Anche di me. Se attaccate questa roba al PC, il PC prende il suo COVID nel suo formato da PC, ve lo dico, Quindi allora io direi... Non è vero, il PC sarà un PC felice, capito? No, assolutamente no. Il mio collega dice cose... Allora io direi di fare stop al televoto e vediamo come è andata. Quindi... Termina il sondaggio. Cosa viene fuori dal sondaggio? Non ci interessa. Vi piacciono famiglie? Vince il sì col 54%. Allora, questa cosa non va bene. Adesso capite perché il mondo fa schifo. No, 94 di voti, Esattamente. Quindi abbiamo superato il quorum perché siamo in 160. Mamma mia. Quindi queste delle persone dimostra perché c'è bisogno del PAF, perché vanno educati.
sì, vanno rieducati. Porteremo la democrazia. Esatto. Casa per casa. Festeggiamo con un gold cassette series. Andremo casa per casa. Dovrebbero dare 5 anni no, cumulabili con tutte le cartucce che ha, per ogni cartuccia 5 anni di galera. Il classico esponente politico da eliminare, capito? Proprio. Comunque questa qui era la cartuccia che ci ha creduto invece, vedi, 5.000 in uno. Ci ha creduto, ha detto, io ce la posso fare. Questa ce l'ha fatta. Ma io mi vendicherò di questa. 1998, tra l'altro, attenzione. Sì, perché possiamo dire che sono messo 40 bravo, anni che ci tormentano questa roba. Capisci. Aspettate che prendo un cavo USB di Ikea. Quello lì bello che sembra il cavo del ferro da tiro, forse l'avete mai visti, no? Cavi di sono Ikea. Favolosi. Sì, i cavi del ferro da tiro, quelli protetti, schermati. Quelli che potrei collegare al mio modem. Mamma mia. Allora, colleghiamo. Vediamo un po', ma io mi vendico, ci vendicheremo. Sì, torneremo allora, prima e vedremo il prossimo sondaggio se avrà lo stesso risultato. Adesso vediamo. La vado a posizionare e andiamo subito a vedere da vicino, togliamo la Mu e colleghiamola a questo stupendo schermo 1084S e vediamo, madonna ragazzi, come sono fini questi fili. Dai, per attaccare un l'odore da a un Commodore 1084S. Sì, allora, l'ho acceso, rischio. Vanno fuori dalla comunità dei Commodore dopo. La musica uguale per tutti, La musica uguale per tutti. No, le campane. Allora, aspettate, Allora abbiamo 200 in uno. Io comunque il primo gioco che vorrei provare è Harry Potter. Questo Harry Potter. Ma lo sei in bianco e nero, Luca. Schifo. Cavolo, ragione, questa è NTSC. Invece esce PAL, quella merda. Quella bellissima console lì. Capisci? Comunque è rimasto estremamente di Hogwarts. Vuoi vedere la luce? È chiaramente meglio di Hogwarts Legacy, comunque. Mamma mia, troiaio. Cioè, che bellezza. Questo che ha che è, Claudio? Questo di qua è Arabian Nights o qualcosa del genere, adesso non mi ricordo. Comunque sì, non c'entra Harry Potter, qui erano robe tipo di arabi sui tappeti volanti, quelle robe lì. Guardate la gente che gioca, poi mi rompete le balle a me sul Thank You for Playing. Sì, ma ci hanno messo teste di cani mozzate, merde volanti, stronzi che volavano. Cioè, praticamente la trama di Harry Potter. Allora, dunque, vediamo un po'. Pac-Man, Bomberman, Olympic, Bilipede, Pinball, Big Da... Oh, c'è anche nomi... C'era anche qualche grosso nome. C'è già nomi ripetuti, vedo. Dopo i primi, poi sono i giochi veri e propri. Non dovrebbero nemmeno aver tolto i titoli, se non ricordo male. Il Popeye! C'è anche il Popeye, probabilmente, sì. Panzer Attack, Twin Scarred, The Archer, Undersea Arena... No, adesso cominciano a ripetersi metti con il nomi su questo console vuol dire anche metti il 19, il 29, il 39, il 49 e così via perché tanto è sempre lo stesso gioco. Sì, adesso sono tutti ripetuti. Di quelli che sono jump sono tutti pezzi di livelli di track Angry and field. Birds, Angry Birds! Dottor Mario! 1, 2, 3. C'è Dottor Mario! Dottor Mario sì, è proprio quello vero. Ah! Accidenti. E ci sono le hack di Angry Birds, fai partire un hack di Angry Birds. Va bene, dai, Angry Birds 3. Esatto. Sono i bootleg orribili. Curioso dalle calcolatrici. Sono carini, qui si sono impegnati, tra l'altro. Ah, cazzo, sì. Però la musica. No, la musica non c'entra niente, ovviamente. Beh, però si sono impegnati. Gioco, insomma. Lo faccio io il rumore bello suo. Dottor Mauro, esatto.
Ma cazzo, tutte le volte le vuole buttare in terra. È la musica che rompe ogni. Mi sa che non si può abbattere le strutture. Possiamo abbattere le bambine. Ah, no, no. No. Le strutture, cioè. Ah, non c'è una. No, devi beccare esattamente i maialini proprio sulla zucca. Se no, niente, perdi. Questi sono giochi che ti inchiodano alla console. Vabbè, però belli, Mauri, sì. Ma non saresti contento? No. Eccolo! Ce l'ho fatta! Li devi beccare sulla chiorba. Devi beccare sul fatto. Sulla chiorba, bravo. Dici, Kika, dici, mi piaceva tanto anche bello. Clear! Vedi? Clear, nuova formula, tra l'altro. Sclear, nuova formula. Fa un rumore... Allora, torniamo indietro. Dor-dor... È andato fuori fuoco l'inquadratura. Cluclu-Land, sì, è carino. Ma era tornata. Vabbè, ma metti qualcosa che sai giocare, tipo Just. O niente. No, allora può togliere la cartuccia. Super cinese che è? No, deve essere un hack di Jackie Chan. Prova a vedere. No, o di Jackie Chan o... sì, probabile. Super Io ti suggerirei, Chinese. Quando è finito di giocare, mettere la cartuccia a console accesa, possibilmente. Che cos'è? No, non si sa. No. Che cos'è sta? No, è no. Disagio misto dell'altro disagio. Evidentemente no. Comunque da notare i simbolini molto carini che stanno lì in alto vicino al punteggio. Attenzione, ragazzi. Attenzione. Super cinese. Super cinese. Sono gli scacchi cinesi. Ma non credo che siano gli scacchi, ragazzi. Dicono dalla chat, io non ho motivo di dubitare. È questo lì. No, deve essere un bootleg di qualche tipo, va a sapere. Bootleg sicuramente, perché di originale non c'è neanche, vabbè, la plastica, però... Mamma mia, che... Però mi hanno fregato, mi hanno mandato una console NTSC. Porca miseria. In teoria dovrebbe essere PAL. Dovrebbe l'unica cosa PAL. Buona... Scusa, ma secondo voi chi compra questa roba? Pensate che non ci sia già cascato milioni di volte? Secondo voi uno che compra... una GS5, sa che differenza c'è tra PAL e NTSC? Non conosce la differenza. Sono prodotti che finiscono in mano a persone che non conoscono il mondo dei nonni che comprano le console, per esempio. Lo metto anche in pausa. Vabbè, certo. Se no, quel pulsante anni. Start alto così, se no te cosa serve? Dicono che sembra Demon's World. Sì, sì, uguale. Allora, perché sei così critico nei confronti? Però attenzione, gli hanno messo Darkwing Duck, che è una ROM che non si trova mai nei Famiclone. Attenzione, vediamola. Tra lasciando pure, Nintendo, cioè, lasciando pure i nomi, Disney e Capcom. Attenzione, colgo l'occasione per ricordare all'amico Johnny Bede che Darkwing Duck si scrive così, non come l'hai scritto. Darwin Duck. No, Darwin Duck è quello lì che si evolve. Darwin Duck. questo è anche bello, sì, è un bel gioco questo qua, è della Capcom, quando i giochi li sapeva fare. Boh, spettacolo! Sì, cioè, il mio connesso originale. Per forza, aspetta. Ho fatto un affare. Beh. È Maui. Un affarone, guarda, ne comprerei un'altra io, per tenere la sigillata. No, se vuoi se tu comprerò fra poco, se vuoi te la regalo. Tu azzardati. Guarda, te la mando proprio a casa diretta. Bravo, perché vuoi evitare l'incontro mentre me la dai, vero? No. Se me la consegni te di persona, è un regalo più gradito. Il tuo setto nasale che sanguina, capito? La tua faccia gonfia. Allora, vediamo un po'. Io non lo conosco questo. Sì, è tratto da un cartone animato. Se lo conoscevi è lo stesso, Luca, tanto non ci sai giocare, ma che... È tratto da un bel cartone animato degli anni 90 della Disney. Mi pare che forse l'hanno riproposto su Disney o volevano riproporlo. Volevano, ma è una di quelle IP che Disney ha scordato per sempre. Ed è un peccato, perché era un bellissimo cartone, sì. Era molto, molto, molto figo. Ma ovviamente è Disney, quando Disney fa le cose bene, no, schifo, noi dobbiamo fare tutt'altro. Punteremo tutto su l'uomo ombra. No, in realtà era la Universe. Quindi è una ROM rara questa. Sì, questa sui Famiclone non si trova mai. Uno su un milione. Vabbè, non è che ci... Esatto, non è che ci vuole poi così tanto. Insomma, hanno preso un po' di roba, l'ha buttata dentro. Però non è solito trovarla.
Sono giochi belli questi, non sono sempre gli stessi. Sì, la regia, un cartone bellissimo. La regia conferma, sì, effettivamente era proprio un bel cartone. E anche questa GS5 è un bel cartone. Assolutamente, così sì. In faccia direttamente. Sì. Allora, ecco, tutta la serie in VHS ci dice Andrea Paiola, spero di averlo detto giusto. Sì, anche perché in DVD, Blu-ray, niente, in Italia niente. All'estero sì, da noi ovviamente. Ma il film di No, Johnny Bad non mi pare proprio che abbia fatto un cameo nel film di Chip e Chop, anzi è stato proprio uno di quelli, forse c'era qualcosa nel laboratorio dove modificavano i personaggi, qualche oggettino che richiamava Darkwing Duck, però proprio il personaggio non c'era ed è stato un peccato. È stato un peccato fare proprio il film di Chip e Chop. No, non dire... No, attenzione, guarda che qui possiamo litigare. Quel film è un capolavoro. Guardatelo tutti. È bellissimo. No, un film che celebra nel modo più intelligente possibile tutti quei personaggi che sono stati un pochino dimenticati. Qua mi sta cascando in terra. Bellissimo. Mi viene giù in terra, non ci sta più. Allora, io direi che possiamo scollegare questa GSC5 qua, perché ora poi vedremo altre due cose. Ma pure così, non ti preoccupare. Brutto. Che ho preparato appositamente per voi. Ragazzi, che date un giudizio critico su questa... Quando mi dici il giudizio critico, non sai come si denunano gli occhi. A disco stronzato. 10 su 10. Dite un giudizio critico. Guarda. Parla l'amica CD32 per me. Mi fa schifo questa cosa, non è piano! Volevo rispondere a Mr. Santinumi che chiede se è possibile fare salvataggi sui Famiclone. Allora, sui Famiclone in sé, nel caso dei giochi precaricati, no, non succede, non può succedere praticamente mai, perché non gli mettono la batteria dentro. Sulle cartucce è capitato a me personalmente di trovare cartucce che avessero la predisposizione per montare una batteria tampone. E l'ha fatta vedere? Sì, l'ho fatta vedere il video. E saldando effettivamente un supporto batteria con la batteria funzionano i salvataggi. La domanda è: perché fare questa cosa? Perché c'erano anche giochi che facevano uso del salvataggio dentro quella cartuccia. Ma un cacchio di PlayStation del vaffanculo. No, guarda. Senti, ma solo batteria o può usare anche un pianoforte, una tromba, un violino? Sì. Anche una tromba, soprattutto se lei suona il piano e lui... Dovevamo finire per forza di là. Giustamente, no? Sappiamo tutti cosa suona lui. Esatto. Madonna. Però attenzione, Sonic 5 c'è solo sui Famiclone. Mamma mia, per fortuna, per altro. Ma allora, Claudio, io mi immagino il tipo che se l'è immaginata l'etichetta e poi l'ha anche realizzata e l'ha appiccicata, cioè che faccia ci deve avere? Regia, voglio un demo l'intelligenza artificiale. Lancia un demo Levarta. Una bella faccia sicuramente. Regia, lancia un demo Levarta. Demone Barta! Vabbè, mi raccomando. Ci vuole il demone Barta di tanto in tanto. Allora, Claudio, tu avevi preparato nel frattempo, prima di vedere le altre mie primizie, avevi una bella... Fa vedere proprio questa scatola che io l'altra sera ho visto. Della vergogna. La scatola delle meraviglie. Il dottor fa le live, ragazzi. Anche Mauro fa le live. E il Dark, Chest of Wonders. Guardalo qua. Il White. Le meraviglie. Quelle sono le meraviglie. Sì. Il dottorcista ci può far nulla. Qua. Pieno di meraviglie. Mamma mia, che bellezza. Allora, io innanzitutto Non è Tavernello, non bevo il Tavernello. No, lo Skipper. Io. Allora, prima di tutto io vorrei mandare un messaggio a Maurizio relativamente a questa live. Get away! Via! Siamo già arrivati allo scontro, quasi fisico. Siamo già allo scontro frontale. Ma esatto. Mi ha parlato get away per andarmene.
lui ha presentato una scatola che in molte nazioni del mondo è fuori legge. Lui, capito? Il dottor Game, quella senti. Allora, guarda che con i Famiclone bisogna essere tranquilli, gentili e avere tatto, perché ci sono dei Famiclone con cartucce che non ce l'hanno fatta. Per esempio questo qui è in uno. Quella è la voglia di cartuccia proprio. In uno. Qui no, ci ha rinunciato, non ce l'ha fatta. Io vorrei toccare il contatto insieme a un martello da 5 kg. Sì. Però attenzione, non mi fa arrabbiare, perché guarda che ci vuole niente che chiamo i rinforzi. Attenzione, Schwarzenegger, Predator! Predator non sappiamo esattamente che cos'è, ma... Ma allora, mi mostri un... Vuoi vedere Acciavanure? Allora, aspetta, sì, ce l'ho qua. Quello, ragazzi, ce l'ho nel cuore. Acciavanure! School. Salute. Stupendo. E poi non c'entra niente, c'era sto bambino... Della Kinder, felice di uccidere delfini. Ma con un messaggio subliminale col pugno alzato, capito? Per la del paese anche. Dentro invece c'era un gioco che scimmiottava robe strane, tipo Space Harrier, con una cinappa in mutandine. È quello che è il preferito di Luke. Quella mi avrebbe convinto sicuramente a comprare tutto il Famiclone italiano. Sì. Mamma mia, senti già le dita intorpidite a toccare sta roba di plastica. Questa non si vede perché io non riesco a mettere a fuoco con questa telecamera, ma qui, se vi ricordate la mia live, c'è scritto 8500 giochi, 85 milligrammi. È la droga che hanno tirato giù per fare i cloni. Sì. La droga messa dentro per convincere te a comprare quella roba e a giocare. Così. Marco, buonasera Marco, benvenuto. Marco Valleggi. Buonasera al mio Google Blog. Stasera parliamo di Famicloni. Da spaccare brutalmente. Stasera siamo io. Ecco, esatto, mamma ho preso la neve. Marco per far sparire i Famicloni e trasformarli in qualcos'altro. Qualcosa di utile. Oh Malone, 4. No, guarda, leggi cosa ha scritto. Cosa ha scritto? Cosa ha scritto? Non si vede, non leggo niente. Continuo a vedere cose che vanno e vengono. Perché lo piglio io, piglio l'altro. Non si fa. Ha regalato. Bravo, a sua figlia. Grande. Questo si chiama... Marco probabilmente ha chiamato il telefono azzurro. In inglese questo si chiama good parenting. Bravissimo. Good parenting. Vuole il parental control, ma per i parental, perché queste cose... Kika che scrive che padre è orribile. Allora, ragazzi, ma ora vogliamo un attimino riconcentrarci, riprendere le redini, perché Maurizio stasera dovrà avere tante emozioni forti questa sera. Per adesso sempre fermo lì che ho la versione originale di quello che hai mostrato tu prima, attenzione. E del wadafacchismo in tutto questo. Harry Potter, questa qui è la versione originale, attenzione. Wemby C. Complimenti. Questo è il supporto fisico originale. Tu ce l'hai in versione digitale, io ho il supporto fisico. Mamma mia, che spettacolo. Poi te ne faccio dare qualcuno. Avevano delle scatole queste? Sì, ragazze. Avevano delle scatole, però dipende. Allora, nel periodo in cui si potevano vendere, nel senso le vendevano, non si potevano vendere, ma le vendevano lo stesso, avevano delle scatole con il logo del distributore italiano, il prezzo, qui questa costava 45.000 lire, guarda, raccomandazione dagli 8 anni su. Vedi anche questo, degli esempi di scatolati, questi costavano 2 euro invece, 2. E poi cominciarono a sempre nei negozi, attenzione, perché se qui le comprai addirittura in un negozio che vendeva, un negozio della Singer che vendeva le macchine da cucire, cioè aveva le cartucce. Perché tutto questo? Non lo so, ed erano così con la scatolina
videogame, è bellissimo, con dietro Robes. Il distributore cos'era? Provenzano qualcosa, cioè. Sì. Maurizio, ma ti rendi conto? Ma no, è terribile sta roba. Ma io veramente, sono stati invasi. Si può scherzare tutto. Ma che profumo hanno? Tu che hai la fortuna di averle lì, che odore hanno? Sì, è odore. Hanno odore di mascherina, mi sono dovuto mettere. Sogni infranti e maledizione. Esagio, diciamo. Però è bello. È un odore che ti resta dentro. Resta dentro nella gola e anche nel naso. E non solo nelle froge del naso ti resta. Esatto. Allora ragazzi, vai su mascherine e procediamo con la seconda unboxing, vai, di questa sera. Che è molto importante, perché qui abbiamo veramente un clone fatto bene. Regia, Madonna, fermo te con quel coso lì. DJ. Allora, Maurizio, puoi dire te il nome di questa console? Qualsiasi cosa sia, FC Naruto è una scritta in lingua incomprensibile. FC Naruto. Però guarda qui, cioè, non vuol dire qui niente. Sfioriamo veramente la qualità costruttiva. Ma quale qualità costruttiva? Ma cosa dici? Guarda, allora, si chiama FC Compact, vedi? Sì. È vintage. Vedi? Sì. È uscita vecchia. Sì, hanno usato la plastica di 40 anni fa. Ovvio. Guarda. Abbiamo la cartuccia preziosa. 132 in uno. Prezzo lo stile classico, semplice, 132 in uno. Basta. Sì, e non c'è scritto niente, quindi te qui vai, diciamo, muori da eroe, perché non sai che primizie di gioco ci sono qui dentro. Primizie di gioco, perfetto. Allora, abbiamo ancora un alimentatore. Io non lo aprirei sempre giapponese. Ma guarda com'è piccino. Cioè, forza, non alimenti roba, con l'alito, cioè, praticamente. No, volevo rispondere a Berzerg che ha scritto FC Famiclone. Sono d'accordo. Il problema è perché Naruto. Cioè, perché Naruto Football Club. FC in quel caso si sta per Famicom, perché aveva la forma del Famicom. Io speravo stesse per Football Club, era meglio, ma invece no. Allora, comunque voglio... Abbiamo uno stupendo... Vai, voglio far vedere la cartuccia con la batteria. Ah, ecco. Mamma mia. Qua. Ecco, qui speriamo bella. Che ci sia il Demone Varta, invece. Vedi? Qui avevo usato cavi di recupero, roba che ovviamente è enorme, una merda, però avevo quelli sotto mano, gli ho montato il supporto e funziona, salva tranquillamente. Sì, l'ho vista quella puntata. Mi pare era il gioco quello di quello lì che si gonfia lì. Sì, Kirby. Pocket Games, Kirby. Ghostbusters, Batman. Questa è una cartuccia moderna e ha tutti i giochi singoli, non ci sono ripetizioni. Le cartucce moderne poi alla fine non ho capito cosa devono fare. Che evoluzione, comunque. Si sono allargate le schede di memoria. E qui abbiamo un suono stereo. Addirittura suono stereo. Mamma mia. Sei condizioni di cui sono i soliti due, l'audio e video mono. Cioè. Vediamo la qualità costruttiva. Quale qualità costruttiva? Continua a usare questo termine, qualità costruttiva, prima di farcelo vedere. Ma guarda ragazzi, voi non si prende per i... Allora, la PS5 fa cagare, cioè, è una roba... Ma questa è fatta bene, ragazzi. I pad sono pesanti. Questa qui è la stessa... È il Famicom. Aspetta che te lo faccio. È alla rovescia, lo sai, vero? Giracelo. Grazie. Questa è la versione originale. Eccolo. Questo è il Famicom originale, cioè il NES giapponese, e ne sono usciti un milione di Famiclon che scimmiottavano. Un milione si citava valorando. Poi, vediamola bene da vicino, così vai. Almeno facciamo un raffronto. Guarda, Mauri, è rimasto dentro un pezzettino di... risulta cambia. Del cartone tagliato, wow. Perché l'ho appiegata alla scatola del solito ragazzino cinese di 12 anni, anche questo è importante, e poi abbiamo il manuale, user manual. user manuali ma è vero, manuali perché al passato cazzo riescono a fare errori persino nella scrittura della parola hanno scritto bene console.
Vabbè, insomma, vediamo un po' cosa dice all'interno. Cosa vuoi che dica uno che sta venuto il manuale? Si apre al contrario. Eh beh, sì, è come in Giappone. Alla orientale, certo. Guarda, guarda che bellezza, Mauri. Proprio bello questo manuale! Come qualcuno ha detto, è un passato remoto, ha ragione. Ma poi tutto con le bustine. Vediamola da vicino, guarda che bellezza. C'è pure l'eject, no? La levona, ma funziona? A saltare in aria proprio. Lo prendi tre volte e la distruggi, lo sai, vero? Aspetta, fammi provare. Ah, guarda, sportellino antipop della Madonna stasciata dell'interno. Sportellino, lo apriamo. È uguale. Mettiamo la cartuccia. Quindi, bravo, io volevo sapere se funziona il meccanismo di espulsione. No. Due volte, poi smette, te lo dico io che smette. Si blocca. No, spinga, signora, spinga. No, cosa ha detto Marco? La L in Cina la dicono. È minuscola, ecco. Sì, è sbagliato. La L è minuscola, la I in Cina, la L scrivono solo la minuscola. La mette in Cina. Quindi in manua. Oh, non esce più. No, si è già fusa con la plastica. Perfetto. Vabbè, è uscita, dai. E allora io l'andrei a c'è il tasto on, off, Che scoperto. Il tasto reset, i classici 9 pin, esatto. Standard Atari, eccetera. E dietro abbiamo la ecco, aspetta, l'alimentazione sempre tramite USB, audio, video. Attenzione, esce stereo questo. Audio. Secondo me è già tanto questo stereo. Questo è stereo, a differenza della GS5, questo esce stereo. Allora, vediamo un po', lo colleghiamo. Collegalo. Guarda, anche per la presenza di MVV Blog, io spero che quando l'attacchi scoppi. Nel frattempo io voglio far vedere un altarino, uno scheletro nell'armadio di Maurizio, perché lui in realtà una volta amava i Famiclons. Poi ha avuto un attacco d'ira, si è arrabbiato tantissimo, chissà per quale motivo, ha cominciato a distruggerli. Questa me l'ha data lui dopo averla seviziata, guarda, l'ha distrutta, guarda. Strappato tutto, l'ha spaccata, guarda. Questa è stato tutto lui, guarda cosa. Non sarebbero rimasti neanche i pezzi. Sono contento che ti piaccia. Chissà come mai ha avuto attacco d'ira. Regia, vieni un attimo sul camera, quella sotto, quella che faccio vedere la roba. Ecco, allora, guardate Ganzo, quando l'accendi, il soft che ha questo LED, questo piccolissimo LED, allora accesa. Guardate quando la spengete, perché è bellissimo. Come le auto. Visto quando chiudi lo sportello, no? E fa la chiusura soft, guarda, vedi? Mamma mia, Poi io ho il cavolo di un Terminator. Se lo guardi, ma una cosa, se lo guardi, i cloni poi sono cresciuti e diventati umanoidi. Una cosa magica. Se lo guardi fisso, ti puoi operare di miopia. Sì, bravo. Le mie cataratte. Allora, ho visto gatti accecati con queste luci. Allora andiamo a vedere, aspettate, torniamo sul, ecco, siamo sul monitor 1084S, la vedremo in bianco e nero di sicuro pure lei, e purtroppo non c'ho multisync. No, allora, questa dovrebbe uscire PAL sicuramente. No, Marco, queste sono finezze, non lo puoi dire, queste sono scienza. Cioè, allora, noi ci si scherza, ci si ruzza, ma questi sono prodotti pericolosi solo nel toccarli, perché comunque non sappiamo bene che cosa l'abbia prodotto. Oh mio Dio, anche è uno uguale, siete fatti l'uno per l'altro, veramente. Come dicevano giustamente in chat, quello originale, il LED, neanche ce l'aveva, quindi ringrazio. Non aveva niente l'originale. Ma ti rendi conto? Perché ha un adesivo. Per vedere o no fa un adesivo. Sì, esatto, guarda. Sbaglio. Vedi? Cioè, avete notato che 106 dettagli. Volte siete malati per farvi capire come lavorava la Nintendo agli inizi. No, in bianco e nero, ragazzi. Bianco e nero anche con delle scritte particolari. Dai, metti cinese ovviamente. No, che ci capisco una sega. Allora, senti un grisce come lo senti che è un elezzo proprio. Allora, English, English, a posto, ecco il livello tipico.
contra 24 in 1. Come sarebbe contra 24 in 1? Perché non bastava 132 in 1, ogni gioco al suo interno le altre 20, 40. Super contra 24. Cosa sarà? Cos'è contra? Te lo dico io che cos'è, te lo faccio anche vedere perché c'ho la versione originale, guarda. Originale, guarda. Tra l'altro. Originale. Chiamo la parola originale. Della vergogna, cioè. C'ho la versione fisica. Giustamente, aspetta che la trovo. Tacchi dell'immondizia pieni. Tanto guarda, anche ho fatto anche un ruttino di Givito. Sì, quando ho toccato tutti questi famiglioni, domani mattina Tarsi sei fosforescente, lo sai, vero? Eccolo qua. I brilli di luce propria, ma non è bello, ecco. Eccolo qua. Ma ti rendi conto? Mauri, ti rendi conto la fortuna di quest'uomo? Dentro lì c'è la stessa delle copertine di altri giochi, la stessa ROM che hanno messo, cioè è una ROM dentro una ROM, è un ROM Inception il tuo coso, è una matriosca di ROM, una matriosca di ROM. No, ma guarda, l'ho vista ora. Ma avete visto, dottor Game, cosa c'è dietro? Cosa c'è dietro? C'è la PlayStation. Sì, per dire, io non me ne vanterei. Io non direi, non riuscivo neppure. Mamma mia. Aspetta, regia su di me. Regia su, vai con la regia della regia della regia, eccolo. Bravo, vedi, questa è la new generation. New generation, è new generation. Con i controller molto virili, tra l'altro. Torniamo sul monitor. Vado, che così vediamo cosa c'è. Come va la schiena? È collector 80. E lì va. Allora, su, allora. The Check Pile. Oh, ti fa vedere anche la preview del gioco. Mamma mia, sembrava un QR code da qui. Se lo dici tu. Blood Wreath Adventure Island. Oh, c'è Ollie e Benji, attenzione, Captain Tsubasa. E Darkwing Duck. Ah, Darkwing, anche qui. Non è così rara come pensavo. Ma non è più così rara. Evidentemente lo era, adesso non lo è più. Sti qui sono prodotti più moderni. Evidentemente adesso la cominciano a mettere ovunque. Captain Tsubasa. Il gioco del calcio. È proprio il nome in giapponese. Oh, mamma mia, oh, attenzione, quello è un Donkey Kong 3 con... La faccia sminchiata. Senti, sono gli occhiali da sole. Io salto. Mi ci sono morto da lì. Lo vediamo un attimo. Se vuoi. Eccolo lì. Bendits comunque era anche un film con Bruce Willis e Billy Bob Thornton. Mamma mia. Cosa gli hanno fatto a sto povero Donkey Kong? Mamma mia, troiaio. Veramente. Invece dell'omino con lo spray ci hanno messo un dildo. Che spara cose. Che spara cose. Ragazzate. Allora facciamo un reset, mamma mia. Oh, il cinese, vediamo un po'. È la stessa cosa. Ecco, grazie. Allora, non ha dei giochi in più come... Non la, so, regia, la regia suggerisce il 28. Il 28 vuole? Vediamo un po'. Non dorme se non metti il 28. Bomb! Non so come mai, vediamo. Ah, Vita Puyan. Sì, questo è gli scacchi. Questo è Tetris, vabbè. Bomb. Tutto per fare questa cazzata, doveva fare il simpaticone, ha fatto lo scherzone, bravo. Veramente. Oddio, un po' riso anche perché mi immaginavo la scena del famicone che esplode. Però... contavamo bene. Ma cosa devo dire? L'abbiamo cosa provato anche noi. Ma sì, ma dai, ma te l'ha fatto provare per il meme, è inutile che ci giochi. Io rido anche retta, capito? Allora. D'altronde, però dai, hai comprato un famiclone, qualcuno vedo che c'è roba buona, però c'è Batman e lì già Robocop. Allora, a parte Darkwing Duck, ho visto che c'erano la ROM dei Contra, non è male, ci sono tutti i Contra dentro, fatti bene anche. Kerbir. Non Sky Cobra, ma bensì Cobra of Sky. Sì, e non solo a te, Kika, stanno venendo le convulsioni.
mi stanno venendo il calcota, la colite spastica. Sì, bravo. Il gioco perfetto. Combata. Ah, guarda, sì. Combata l'ha fatto vedere anche te. Sì, 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 sono tutti hack di giochi esistenti o bootleg strani creati da loro, ma è un macello. Chissà c'è Donkey Kong, che è chiaramente uno shooter. Esatto. Come Donkey Kong ce l'ha. Esatto. C'è Giusimo, buonasera Giusimo. Giusimo, ciao Giusimo. Allora, Dordor, Magic Bubble, God Digger. Dordor forse è uno dei pochi che... C'è già il menu di questi. Questo quello lì, Dragon Den, che hai visto? Non arrivare al gioco. Questo è Konami World 2. È carino, un bel gioco. E te lo faccio anche vedere che ce l'ho originale. No, questo è originale sul serio, è giapponese. Meno male. È costato 1980 yen, quindi circa 16 euro. C'è ancora speranza per il dottore. Sì, sì, questo qui è originale, proprio vero, Famicom. Della Konami, un bel gioco. Ci piace, non è niente male. Senti come rufola. Sì, sto rufolando. Ragazzi, bellissima live, cosa ha detto? Non mi togliere i commenti. Allora, bellissima live, devo andare a domani a scuola, dobbiamo andare avanti con il cablaggio elettrico di un modellino di parcheggio automatizzato. Vabbè, ma resta te. Buon lavoro. E grazie di buon essere lavoro, passato. Buon lavoro, buona scuola. Oh, siamo 170. Stasera proprio... Guarda cosa ti fa vedere. Stasera vi convertiremo tutti all'antifamiclone. Il gioco, ben questo di qui, tra noi, alla nuova energia. Quello di prima, no? Originale. Ma c'è anche la versione... Bellissimo! Non mi faccio mancare, guarda che bello. Va. Ho un ostaggio e non ho paura di fargli del male. Dunque, questo qui è uno dei giochi che ho giocato di più quando ero ragazzino e ci tenevo davvero originale perché sono molto affezionato, è molto 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 bello. Non mai, poi insomma, i ricordi di quando siamo ragazzi sono sempre qualcosa di che ci lasciano il segno, no, dentro. Sì, che poi in Giappone tu trovi i giochi... Plutonio, però... Poi io trovi in Giappone... Dovevo mettere la mascherina sulla bocca, dovevo metterla sugli occhi prima di... Esatto. Ah, c'è Dunque... Inchi, però, guarda. Guardami, quando... Man mano che va in là, Lode Runner 2, Lunar Ball, Macross... Lunar Ball è bellissimo, è Lunar Pool, è un gioco di biliardo meraviglioso. Sulla Luna, eccolo dove qua. Le palle... Eccolo qua. Sono... Meraviglioso. E vanno in 3D nello spazio. Quando buonasera, buonasera Tony Lane. Buonasera. Io la chat, ragazzi, non la sto considerando stasera. Scusatemi. Chiama, rispondo a Speed Vicio, si chiama Konami World 2. Roby Manu che è abbonato da 23 mesi sul mio canale e io ringrazio Roby Manu che tra l'altro ha fatto l'abbonamento più alto di tutti, l'abbonamento hard disk, quello proprio duro per gli uomini duri. Dopo il Famiclone abbasserà il livello di abbonamento sicuramente, lo convertiremo all'antifamiclone anche lui. Comunque, ragazzi, tra l'altro noi avremmo anche l'inno del partito, ma qualcuno non lo vuole far sentire, come facciamo? Abbiamo l'inno del PAF, cioè qua ragazzi, qua non si scherza, c'è le cose in grande, porca miseria. Cos'è Pobble? Pobble. Vederlo così non riesco a ricondurlo. Piramide, Radish Field. Io in questo inglese, ragazzi... Questo è Donkey Kong Junior con le tartarughe ninja al posto di Donkey Kong Junior. Space questo, e vabbè. No! Cosa qua. Space Invaders. Space e T. Sì. Vediamo un po', infatti sarà coso Invaders questo video. Space Invaders, sì, sì, sì. Space T. Space War, The Farmer, The Archer, Tactful Monkey, Mokey. Mamma mia. TNT. Io vorrei farvi notare come un titolo come Space War praticamente lo puoi applicare a circa l'80% dei giochi mai prodotti nel mondo. Space War non vuol dire niente. Mettiamone uno. Ma anche in ordine alfabetico.
Ah, questo è per il questo è centipede, sì, esatto. Rural Goblin devo mettere? Ma l'ho detto Rural Goblin. Il Goblin rurale. Cos'è questo? È Farmville con Goblin. Ma cos'è sta roba? Niente. È martellate. Sì, è un mall game, come si chiamano? Whack-a-mole. Whack-a-mole, vacca boia. Whack-a-mole. Che triste. È un gioco da figlioli questo qui. Sì, sì, ma questi sono quei giochi semi-originali, diciamo così, che sono dei bootleg creati apposta. No, semi-originali, ma sono dei bootleg. Semi. Sì, perché non sono licenziati, non sono la ufficiali. La musica, così, la musica mi fa venire un ictus. E ti fa già bene. Allora, aspettate che c'è... Interrompo un attimo. Dunque. Facciamo così, dalla regia è arrivato qualcosa, quindi noi la mostriamo. Regia, quando vuoi. Vita di gioco stazione, abbassa il mandarino famiglione. Nazional purista passa il volere rosso dove famiglione regniamo stante unite il volere puro di originalità uomo di partito uomo d'ore partito antifamiglione. È stupendo. Ma addirittura c'è dell'arte, mamma mia. Ringraziamo Johnny Bad che ci ha fornito. Ma quale intelligenza artificiale avete molestato per creare questa cosa? No, perché non le togli. Guarda Mauri, sto per piangere. Uomo di onore, fammi un famiclone. Cos'è che ha detto? È una storia lunga. Ma quale, grazie, quale grazie, tool? Internet, quale tool hai? No, avete... no. Hai visto? No, hai visto? Questa non è ammissibile come foto. Non è ammissibile. Sono le origini del un mito. Applauso per chi ha creato questo inno. Johnny veramente... Bad, Johnny Bad, grazie alle sue doni. La Vienna Philharmonic Orchestra insieme alla London Philharmonic Orchestra abbiamo unito due delle più grandi orchestre per creare. Cioè, condotta da John Williams, tra l'altro. Cioè, metto un... Allora, dunque, vi piace di più? La... Ah, attenzione, attenzione, ho già la risposta, la indovino con 4. Aspetta un attimo, la metto. Che stai facendo? Io mi sono perso un pezzo. Sono veramente in lacrime. Ok, aspetta, mi piace di più la, due punti, aspettate, la 16 GS5. Comunque questa serata è stupenda, io è stupenda. È l'inizio, non è che potevamo pretendere subito. Naruto FC. Avvio sondaggio, avete via al televoto. Quindi nel frattempo... Io non vedo il sondaggio, va bene. Sì, partito il sondaggio, ragazzi. No, cioè, io trovo che questo... Non c'è... Eccolo, è arrivato. Io non voglio votare niente perché sono rimasto molto deluso dal fatto che non hai dentro quelle console Mario Rider. No. Ma soprattutto Donkey Kong Specia. Aspetta, no, questa l'ha vista meglio. È il nome di una malattia più che il nome di un gioco. Cos'è questa roba V? Donkey Kong Specia. Bravo Cosaca, non partecipare a questa. Aspetta, scusami, Donkey Kong Specia.
Senza questi caposaldi dell'industria videoludica, mi dispiace, ma niente. Non c'è una parola giusta nell'ultima frase che hai detto. Non è possibile. Aspetta che mentre poso questa cosa qua, io non è che sono, cioè, ora siamo praticamente a... Esatto, Kika, specia come le specie. Esatto. Poi mettiamo tutto a posto, io, perché sono di tronco in due. Allora, mi hanno regalato, questa la devo far vedere, dai, una cosa che però non ho ancora installato le ROM, che è veramente una novità mondiale questa. Cos'è? Una PMP. Una pimpa. Esatto, una PMP. Pimpa. Che vuol dire portable DV camera MP3. Bravo. Perché chiamarla PSP sarebbe stato brutto. Cioè, ma, sì, ma guardate che figata. Sì, allora, sì, la ma... fotocamera. Esatto. Col flash. E che fotocamera. Qui hanno riciclato i case in plastica delle fotocamere di qua. Abbiamo un SD, attenzione. Poi, ovviamente, tutte le varie cuffie, alimentazione, ricarica, eccetera. Guardate, esatto, che qua, tra, fai così, e hai capito. La coppia dell'Xperia Play. Esatto, esatto. MP4 Game, e vediamo un po' come si accende sto troviamo. Altro che PSP Go. Ah, qui abbiamo, per accendere lo sfato qui, guarda, ecco. Si preme qui, si è acceso. Esplode. Regia, qui ci starebbe l'esplosione, attenzione. Sì. È ormai andato. Non si accende sto troviaio, com'è? È strano comunque. Se c'è sarà scarico, o ha voluto suicidarsi ormai. No, si accenderà. Aspettate, però lo collego. No, se lo colleghi salta davvero. No, non lo posso collegare, c'è la presa troiaio. Ma guarda che il fatto che non si accenda è una caratteristica, non un problema. La cosa migliore di questa console. Di questa console è quella. Comunque un 4x digital videocamera audio ottica zoom by. Vai, ciao, ci vediamo. Ciao. Cioè, non è male, cioè, volendo, cioè, questo qui sarebbe anche una. Però io premo. Il problema è che non si vola. Non si vola. Light your life. Madonna. Guarda, guarda che figata. C'è, cioè, fotocamera. fai una foto. Aspetta, fai la fotocamera. Aspetta, fai una foto. Selezionare. Allora, avanti e indietro, probabilmente c'è la radio pure. Beh, sentiamo che cosa danno di Radio Maria. Sicuramente solo Radio Maria prenderà. E come si fa da selezione? Così, guarda che qualità! Mamma mia, che troia! Stai dicendo, Madonna, ma è meglio dell'iPhone. Attenzione. Guarda, grande, che bello. Magari facciamo le centrate. Aspetta, ma mi devo centrare con. Ecco. Almeno questi altro video di regista. Altro che Nolan. Cos'è Nolan con questa fotocamera IMAX? Memoria è piena. Sì, però ragazzi, un po' fai una foto e memoria piena. C'è lo zoom addirittura, guarda. Io non lo adotterei. 1280x960, Dai, zoom. Ecco, sapessi come si fa. Sapessi come si fa. No, ha fatto una foto. Sono bloccato. Bloccato. Niente, andate. Ha fatto una foto. Aspetta, mi faccio un selfie, Dai, vai. Puoi farti i selfie che non ha una telecamera per caso. Bello. Com'è per vederle? Adesso non puoi pretendere che non esageriamo, Vuoi pure vederle? Ora. Insomma, si è bloccato tutto. Un DLC lo paghi e le vedi. Esatto. E vedi picture view. Eccolo. You in my mind. Giustamente dalla chat Cosaca chiede, ma ci gira Crysis? Perché se no, eccoli, guarda, ridere in confronto, eccoli pronti. Mamma mia, che foto ciccione! Mazza, sai che la telecamera è un po' ingrassa, no? Un po' ingrassa. Premi il pulsante, la vediamo a tutto schermo, no? Ma aspetta, ma siamo 313 spettatori? Non lo so, può darsi. Ma a me ne dà 455. Sì, ma adesso non farti la pipì addosso, eh? Esatto, dai, non fanghirlare. Che magari ti casca di mano questa meravigliosa macchina. E ti 181. E tutti grazie a me, pensa. Però non mi torna. Tu pensa, Luca, che il giorno in cui verrai a mancare, sulla lapide, adesso sappiamo che foto mettere. Precisa.
Esatto. 400, ma no, io però non mi torna questa ma cosa sì, qua, ma sono tutti bot, non ti preoccupare. Sì, ma io non compro bot. Io ma non, i bot io non... vogliono comprare no, te, questo che non meglio capisci. Tu li comprassi, dato che compri sta roba, eh? Cioè, comprati due bot invece. Perché... No, guarda, aspetta la venuta, guarda. Eccolo, eccolo. Mamma mia. Maremma infame, come direbbero in Toscana. La qualità non è malvagia. Il Grafen, con la cioccolata dalla testa proprio. Vorrei un Grafen, grazie. Vorrei un Grafen, grazie, così come quello. Prendo quello no. Che ha preso il signore Grasso. No? Sembra quelle foto, sai i meme in cui c'è scritto quello che vede lei, quello che vedi tu. Sì, sì. È uguale, preciso. Spongiti però. Goodbye. Vedi, ti cancella la foto per cortesia. Allora, aspetta, perché qui ora bisogna vedere. Siamo veramente, stasera siamo 500 in uno di spettatori, via. Allora, un attimo, anche ora torno un attimo. Cioè, mai paragonato a un gioco di una cartuccia multigioco di un Famiclone? No, che vuol dire? No. Allora, per chi non lo sapesse, uscivano, questa qui è la Cartobit, che era la console che tu compravi in cartoleria. Me la ricordo perfino io. Io vorrei far vedere quanto sono... Belle queste immagini, no? Paragonabili a quadri antichi, diciamo. Lei c'ha un ictus. A un Leonardo? Poi come regge la console, vedi? Come la tiene? Esatto. La può tenere così, sarà pesata a 30 grammi quella console, cioè non è che... Comunque lei è veramente entusiasta della sua vita. Sotto tossicodipendenza violenta. Poi vedi, il bello che... Ma allora sì, ma fanno che ha, ma il bello di bello non c'è, partiamo che di bello non c'è niente, quindi cartolaio amico, vedi, non è che proprio tutta sta amicizia, attenzione, sì, era come il cartolaio dei ragazzi della terza C, era più o meno quello il rapporto. Allora aspetta, vediamo, regia dall'alto inquadrami allora qui c'è una cartuccia, era proprio in cartone, esatto, era in cartone. Contra 6, ecco, questo è l'altro che c'avevi lì dentro, 1998, no? Contra 6 in 1 e contra 6, un fucilone lunghissimo, servirà a compensare qualcos'altro? Allora intanto facciamo terminare la mamma mia, come va la chat, ragazzi? La mamma mia, mamma mia, la stessa cosa che diciamo noi quando vediamo sta roba, mamma mia. È piaciuto il Naruto, ha vinto il Naruto, grande, infatti era il migliore, sì. Il mondo è bello perché è avariato, e questo è il discorso, giusto, ha vinto il Naruto. Allora dunque, io devo ancora capire perché ci sono 500 spettatori, io gli amici me li scelgo, io li sciolgo invece quando... Ma perché tutti questa cosa qua? Quando devono fare le cose tonde li vengono vali. Esatto. Comunque guardate belli i pad, che sono quelli belli. Del Mega Drive. Sì, sì, uguali, precisi. Belli. Ma dovrebbero essere anche 9 pin, forse funzionano anche col Mega Qualità Drive. Qualità costruttiva? No, guarda, non è male, anche il cavo è bello ciccioncio, Sì, bello ciccioncio. Scusa, il cavo? Ciccioncio. Bello ciccioncio. Ciò. Poi non si può fare, guarda, una Colt abbiamo qua. Porca vacca. Quella di Little Enforcer. Ovviamente c'è più plastica in quella pistola che in tutto il resto. Quello che farebbe stasera Maurizio dopo la serata, vedi? Sì, bravo, uguale. Maurizio, basta con questa mascherina, dai, basta. Questa roba io... Ti tiro su con questo, dai, ti tiro su di morale. E continui con questa scatola, quante ne hai quella scatola? queste sono invece le tartarughe ninja, le tartarughe minchia. Sì, che tra l'altro sembrano dei rettiliani. Allora, dunque, sono tutte cose strane, c'è uno che c'ha un boomerang. Le espressioni facciali di Luca mi spaccano. No, perché mi scrivono su WhatsApp. Allora vado avanti. La console è la seguente, il bello... Sono vari pieghevoli qua, tutti con i tarli. Regia sulla console qua, dov'è? Là, ecco. C'è i tarli qui. Family TV Game. Allora, il brutto di questa roba qua, che ho detto, va, la collego, è mezzo giallo, mezzo bianco. Per una migliore ricezione, accertarsi di essere
sintonizzati sul canale giusto. E qual è? Giusto per qual è il canale giusto? Camminare in avanti, mettete avanti prima un piede e poi l'altro. Esatto, meno. Per essere sicuri. No, in italiano, vedi, non è certo male. Io amico, te la domanda in cinese. Per vederlo alla televisione, accendi la televisione. Pensa se non fosse stato amico. Cosa ti dicevo? Allora, questa è la console che esteticamente è bella. Sì, sì. Perché è bella, va bene? Addirittura c'ha un bel feeling, no? La porta. Perché noi passiamo il tempo su queste console a infilare il dito nel connettore. Esatto. Power off, il problema dov'è? Sì, bravo, come infilare il dito nel connettore? Il problema dov'è? Io ho detto, ma la collego e la vediamo. No! C'ha solo l'antenna. Ah, per quello ti diceva... assicurati di sintonizzarti. Ora se siamo vuoi sicuri vedere qualcosa. Il cartolaio non era amico tuo, sai? Era un cartolaio un po' così. Il cartolaio dei ragazzi della terza C, sicuro. Esatto. Però accanto, perché se io specchio la cosa, mi viene, perché io lo leggo, RF tuo, non RF out. RF tuo, fru, RF mio. Tuo, fru. Niente, che cioè, brutta. Che non peccato, è. Non possiamo vederla. Ma iPad in standard NES, attenzione, quindi neanche 9 pin. Questi molto meno. Qui abbiamo una qualità migliore. Salto in avanti epocale, direi. Questi vanno sul NES anche, attenzione. Io non li collegherei. amico, esatto, cazzo, no, amici, vabbè, amici, e poi ti ciurano la bici, quindi... Amici amici, e non me la dai, come diceva quella famosa canzone anni 80 che faceva di mono. Però voglio notare una cosa di pregio: questa console ha il polistirolo. Esatto. Ha il polistirolo. Sì, polistirolo, che anche quello è fatto di amianto. Anche di qualità buona. Non la solita plastichetta da cartoccio della frutta, ecco. C'è un prezzo, io 89 euro. Allora, io non ti darei, non essere, ti darei neanche 89 essere. Centesimi di euro. Quindi. No, nemmeno. È probabile. No, Ganzo, c'è pull over, guarda. Pull over, grandissimo. Si usava in quegli anni il pull over, adesso è fuori moda. Ma pull over continua ancora oggi a far famicloni di merda. Non li hanno ancora arrestati, comunque. No, sì. Evidentemente no. Qui c'è un racket a livello internazionale che è difficile debellare. No, ho lasciato fuori contra 6. Aspettate. Ah, dannazione. Poi prende polvere e si rovina. Mannaggia. Allora, un attimino che... Dunque, ora vado un attimo su Mauro. Allora, Mauro, ora siamo arrivati... È il mio gatto che si sta lavando, anche lui, perché si sente sporco dopo aver visto tutte queste cose. Due oggetti del peccato, no? Guardate come si sta lavando il mio gatto. Vabbè, sporco dai fumicloni. Ora, cosa ne pensi? Dicevi. Cosa ne pensi di tutto questo? Ti piace? No, ma vabbè, questo è un altro discorso. Però, devo dirti, però. Perché non è un famiclone in realtà, la finta PSP, però effettivamente è stato qualcosa di, boh, almeno è una cazzata, però almeno non è un famiclone, voglio dire, no? Almeno quello. Però il resto... Adesso mi dispiace, io non ce la posso fare. Io non ce la posso fare più forte di me. Io, guarda, non è per cattiveria. Io sai che partecipo sempre alle tue live, quando mi inviti, anche quando non mi inviti. No, comunque davvero, non è per cattiveria, ma non ce la faccio. È più forte di me. È una roba incredibile. Madonna. Stilo, non rompermi i coglioni. Per dire, lui stava parlando con me, ma si riferiva a me sempre, non no, è Stilo che mi ratta sulla roba. Allora, Maurizio, io vorrei sapere invece da te, finora, ti stai divertendo? Ti piace tutto questo? Allora, mi sto divertendo tantissimo, grazie a te, agli ospiti e tutto. È ancora una bellissima serata. Quando vuoi che dica la verità, dimmi, mi smetto. Niente, bellissime macchine, prodotti di un certo livello, di una certa qualità, e andrebbero debellati più del Covid, questa roba qui. Sì, sì, posso sì, fare, questa roba è invidibile. È invidibile, cioè non ha proprio senso di esistere. Non ne vedo l'utilità, non hanno senso. Cioè, come diceva prima Dottor Gherizio, le hanno prodotti in nazioni dove
ora sono solo prodotti in nazioni dove la Nintendo non può arrivare. Esatto. La Nintendo si attacca ai siti di ROM, si attacca agli emulatori di Nintendo Switch e ha tutti i diritti del mondo. E invece questa roba ancora la fanno. Vuol dire che sono ancora lontani dal lungo braccio della legge della Nintendo, che non difenderei mai, ma in questo caso dovrebbe debellare una piaga. Questi quanti anni sono? 20, 30, 40 anni che ci tormentano queste macchinette. Più di 30 ne hanno anni. Prodotti a milioni, perché l'hanno prodotto in tutte le fogge, in tutte le salse, in tutti i formati, portatili, non portatili, per darci alla fine, sinceramente, niente. Sono della roba craccata, schifata, ritoccata. Mario 15, mi ricordo una cartuccia con Mario 13, Mario 15. Sì, sì. Ciao! Mercoledì Dottor Gay ci ha fatto vedere una cartuccia dove hanno spacchettato i giochi di track and field. Cioè, sì. Ragazzi, questi sono truffe. Questa non sono truffe, questa è la sacrosanta... Il sacrosanto modo in cui tutto deve andare, perché ricordiamoci, i famicloni non nascono dal nulla, ma sono sempre voluti dai videogiocatori, perché è sempre una scelta del giocatore, the player choice. Vorrei conoscere questi giocatori e parlarci anche con loro 5 minuti e un martello. Quindi rispettiamo i famiclons. No. Ci hanno salvato la vita. Mi riconosco un ruolo nella storia, ma purtroppo un ruolo oscuro nella storia. Cioè, sì, certo non so. Molto oscuro. Vabbè, ma a parte gli scherzi, tu pensa... Non lo vorrei più vedere, però... Tu pensa che, scherzi a parte, robe del genere sono quelle tramite cui tanti hanno conosciuto questi giochi e se ne sono innamorati e spesso poi alla fine sono finiti anche col lavorarci. In quelle case. Allora, un attimino, ci devo dire un attimo. Vai. Una cosa importante. Alt, stop. Mi dicono che ho 879 spettatori. Grande. Allora, io vi posso, sì, ma qualcosa non quadra. Sì, non mi torna questi numeri. È un virus. Allora, io vi posso assicurare su tutta la mia collezione che ho, che non acquisto bot, non mi interessano queste cose. Sono contro queste cose. Io non so cosa stia succedendo, perché in base alla chat che sta scorrendo non è possibile che abbia questi spettatori. No. Quindi c'è qualcosa che non quadra. Io non arriviamo a un milione. Stanno continuando ad aumentare e non c'è motivo per cui stiano aumentando così. Vabbè, non c'è motivo. Ci sono io nella live. Io vi assicuro sul mio VIC 1001 che non sto... La regia dice che aumentano di 20 ogni 10 secondi. Qualche cretino che... Vabbè. È il momento dello spamming, allora. Venitemi a trovare sul mio canale Dr. Game il mercoledì sera, le live, mi raccomando, sempre qui su YouTube. Hey! Venite anche da me, Paolo. Anche Paolino. C. Roby Manu. Scusa Luca, scusa. Allora, Rob, interrompiamo la live, devo fare due controlli, la riprendiamo fra qualche minuto. No, lascia stare, sennò poi c'è da ritornare. C'è qualcosa che non torna, continuano ad arrivare dei warning, quindi è meglio interrompere un attimo. Ah, ma perché qualcuno ha rotto i coglioni. E quindi usciamo e ripartiamo. La lobby antifamiclone. 85. È impossibile, ogni 20 secondi, ogni 10 secondi mi sale su di troppi numeri e mi continua ad arrivare i warning. Ecco, ma come è possibile? Cioè, il danno in questo caso sarebbe che stanno spammando il blocco del canale. Non ho capito. Addirittura. Quindi usciamo un attimo, facciamola ripartire un secondo e vediamo cosa succede. Okay. Vabbè, allora interrompo e riparto. Esatto. È la Nintendo. La pistelli che ho costruito, allora, e poi ripartiamo, ok?